Sia lodato Gesù Cristo. Il piano della salvezza presentato oggi dalla seconda lettura può servire come punto di partenza per la meditazione sulla liturgia della parola. San Paolo risale alla chiamata eterna dei credenti alla salvezza. Dio l'ha preparata per noi già prima della creazione del mondo. In esso Egli ci fa conoscere il mistero della Sua volontà, e cioè che Egli vuole tutti gli uomini salvi. Tutti, infatti, sono stati chiamati per essere santi e immacolati e predestinati ad essere Suoi figli adottivi, in modo che tutti possano raggiungere il fine ultimo dell'uomo, essere l'eterna lode della gloria di Dio. Questo grandioso disegno di misericordia si attua mediante Cristo Gesù. È il suo prezioso sangue che redime gli uomini dal peccato e conferisce ad essi la ricchezza della sua grazia. Ma ciò richiede anche la collaborazione di quelli che credono in Lui. La fede e l'impegno personale per essere santi e immacolati al cospetto di Dio nella carità. Ed è ovvio che dopo aver ricevuto innumerevoli benefici dal Signore, i credenti se ne facciano messaggeri presso i fratelli. Nessuno può pensare che la chiamata alla salvezza, alla santità, si esaurisca nell'attendere solo al bene personale. Benché in forme diverse, ogni cristiano è tenuto a trasmettere agli altri il Vangelo della salvezza. Vi sono però alcuni che ne ricevono un mandato speciale. I profeti e gli apostoli, di cui parlano la prima lettura e il brano del Vangelo. È Dio che li chiama, scegliendoli con libertà assoluta, in qualsiasi categoria di persone, con una preferenza spiccata per le più umili e semplici. Ecco Amos, di cui ci parla la prima lettura. Il Signore lo sceglie tra i mandriani e lo manda come profeta a condannare le infedeltà e le ingiustizie dei capi del popolo in una terra non sua. Alle minacce del re di non profetizzare più in quel territorio, Amos non si spaventa, ma lo affronta con coraggio ricordandogli che la sua missione viene da Dio. «Non ero profeta», dice, «né figlio di profeta, ero un pastore, e il Signore mi disse, va, profetizza al mio popolo Israele». Anche nel Vangelo appare evidente il disegno di Dio che vuole servirsi degli uomini per la realizzazione del suo progetto di salvezza. Gesù infatti sceglie gli apostoli come suoi collaboratori nell'annuncio del regno di Dio. Gesù li fa partecipi non solo della sua missione, ma anche della sua autorità di predicare la conversione, di scacciare i demoni e di guarire gli infermi. Così agli apostoli e quindi alla Chiesa Gesù affida il compito di continuare la sua missione. Per questo la Chiesa è missionaria per sua natura ed è il sacramento universale di salvezza, cioè l'unica istituzione voluta da Dio per realizzare il suo disegno di amore sugli uomini. Nella Chiesa non solo quelli che sono investiti di una vocazione speciale, ma tutti i cristiani sono chiamati a evangelizzare, secondo le proprie capacità e possibilità. Forse qualcuno si domanderà come si fa a essere apostoli. Prima di tutto bisogna essere buoni cristiani. E la prima qualità richiesta è la fede. Luce che deve brillare in noi prima di portarla agli altri.
La fede, quando è autentica, mette nell'anima un bisogno incoercibile di comunicare, di parlare del Vangelo, di annunciare la speranza della vita eterna. Chi crede nel Signore, parla del Signore, non può farne a meno. Non occorrono grandi doti umane per annunciare il Vangelo, e tantomeno una grande cultura. Allora, se molti non parlano del Signore è perché non lo conoscono. Chi crede veramente annuncia la sua fede. Chi crede perciò è missionario. Gesù, mandando gli apostoli in missione, dette loro delle norme molto concrete. Ordinò loro di non prendere né pane né sacca né denaro nella cintura. Evidentemente queste parole di Gesù intendono definire lo spirito che deve possedere il vero apostolo. Ed è questo, spirito distaccato, libero, disponibile a tutto in vista della missione. Gli apostoli non devono attaccarsi a nulla e a nessuno, debbono appoggiarsi soltanto a Cristo. Con Lui tutto è possibile, senza di Lui nulla di buono possiamo fare. Anche se abbiamo come alleati i potenti del mondo intero e i mezzi più sofisticati e più aggiornati. Lungo i secoli, e anche oggi nella nostra vita di ciascuno è presente la stessa tentazione, noi cristiani ci siamo attaccati alle realtà di questo mondo e siamo diventati perciò opachi, poco credibili perché poco credenti. Lasciamoci invece alleggerire dai colpi della provvidenza. E allora la nostra vita parlerà da sola di un'altra vita, di un'altra speranza. Che valore può avere l'annuncio di un'altra vita fatto da cristiani che in tutte le maniere cercano solo di sistemarsi nel presente fuggevole e vivono la bramosia di possedere, esattamente come quelli che non credono? No, l'annuncio e la vita devono formare una cosa sola. Per capire la fede dei santi bastava guardarli. Così deve essere di ogni cristiano. Sia lodato Gesù Cristo.